Il turismo a Chioggia è in calo, questo è un dato che mostra come la stagione balneare abbia una notevole flessione. Turismo in lieve calo sulle spiagge di Chioggia Sottomarina, a dirlo Union Mare Veneto, che fornisce un primo bilancio in prossimità di questo Ferragosto. Siamo stati penalizzati dal meteo per quel che riguarda maggio, c'è stato un buon recupero in giugno, luglio così e così, adesso agosto è pieno di aspettative e di poche certezze. Un calo sia nelle presenze, specie di tedeschi e olandesi, che nei fatturati ovviamente, con in aumento sempre più il turista mordi e fuggi, quello delle gite fuori porta. Il frequentatore principale naturalmente è soprattutto il pendolare da Verona, Vicenza, Padova e zone limitrofe. Dal punto di vista invece della frequentazione degli stranieri, qui si alternano a seconda della stagione. Luglio normalmente è una stagione per la Danimarca, per la Svizzera, i tedeschi sempre, e poi in agosto ci sono soprattutto olandesi. Dalle notizie che ho io è che abbiamo un sensibile calo soprattutto dei tedeschi, ma in generale un po' di tutta la clientela straniera. Per questo agosto la speranza dunque è quella di una ripresa. L'apertura della casa natale di Papa Luciani è un luogo del cuore, questo proprio ai piedi delle Alpi. L'abbiamo conosciuto personalmente il Papa Luciani perché è venuto nella nostra parrocchia. Ho fatto il libretto del catechismo prima ancora che diventasse Papa, che era cardinale e patriarca a Venezia. Che emozione si prova? È una cosa non indifferente. Un'emozione grande per i fedeli che vengono da ogni parte d'Italia, ma soprattutto dal Veneto. Più di 700 visitatori nella prima settimana d'apertura al pubblico della casa natale di Papa Luciani a Canale d'Agordo, fortemente voluta dalla diocesi di Vittorio Veneto. Possiamo completare il percorso su Papa Luciani proprio con la casa, che era il tassello forse anche più importante, perché c'è la chiesa, c'è il museo che spiega molto bene la storia della sua vita, ma la casa è il luogo del cuore, no? La visita inizia al pian terreno, dalla caneva alla cantina, dove sono conservati gli attrezzi d'un tempo. Al primo piano si trovano la camera da letto che il fratello Edoardo riservava ad Albino, la cucina e la stanza dove la sorella maggiore, pur sordomuta, gli insegnò a leggere e a scrivere. E poi c'è la stua, l'allora unica stanza riscaldata della casa dove nacque Papa Luciani. La mamma lo ha partorito e le condizioni del parto si erano subito rivelate problematiche, al punto che la levatrice Maria Fiocco lo battezzò proprio in questa stanza. Nella stua si trovano anche ricordi preziosi legati alle visite ufficiali riservate di Papa Wojtyła. Tra i visitatori oggi anche Cleto Pavanetto, salesiano di 88 anni, di cui 38 passati in servizio in Vaticano, che tradusse dal francese al latino l'annuncio della morte di Papa Luciani, letto dal segretario di Stato Vaticano e i cardinali. E fu il primo a entrare in segreteria di Stato quel mattino, aprire i tre telefoni. La prima telefonata la dovetti fare in Nuova Zelanda, Wellington, per annunciare che purtroppo era vera la morte di Papa Luciani. Papa Francesco ha dichiarato Papa Luciani venerabile, ma a Canale d'Agordo l'attesa è per l'annuncio più grande. La speranza è proprio che in tempi brevi si riesca a regalare alla Chiesa in maniera ufficiale questa bella figura di un Papa che è stato sempre sottovalutato, poco approfondito, molto amato dalla gente. E a questo punto è doveroso, dato i giorni in cui siamo, un'istruzione per l'uso per le stelle cadenti. Da sempre le chiamano le lacrime di San Lorenzo perché per tradizione la notte del 10 agosto è dedicata alle stelle cadenti e ai desideri che queste portano con sé nel loro viaggio celeste. Ma la processione degli equinozi, che fa cambiare in modo inesorabile l'orientamento dell'asse del nostro pianeta, rischia di mandare a monte tutta la magia del momento, perché ormai l'arrivo delle stelle cadenti è stato spostato ad altra data. Non ci credete? Sentite l'esperto. Il 10 agosto in realtà è una data storica perché per la processione degli equinozi
la data si è spostata col calendario, il picco sarà il 12, tra la notte tra il 12 e il 13 agosto. E anche sulle stelle cadenti la scienza ha qualcosa da ridire, dato che il nome sembra essere stato clamorosamente esagerato, alla faccia di innamorati, teneroni e poeti. Sono delle piccole particelle di polvere, piccole meteoriti, che sono nel residuo della coda di una cometa, restano nello spazio e ogni anno, in una certa data, la Terra passa dentro questo residuo. Quindi in pratica la Terra intercetta questo sciame di polvere, di stelle, di oggetti che entrando nell'atmosfera ionizzano l'atmosfera e quindi emette luce. Insomma, non sono vere stelle cadenti, ma questo ce l'avevano già insegnato a scuola. E non cadono neppure il 10 agosto, però hanno pur sempre il loro fascino e ogni volta che una pennellata di luce colora il cielo notturno d'agosto, tutti ce ne restiamo imbambolati con il naso all'insù, cercando la prossima lacrima celeste. Però senza il consiglio dell'astronomo rischiamo di farci venire il torcicollo per niente. Dopo mezzanotte, tra mezzanotte e le 6 del mattino. E infatti queste di in particolare del 12 agosto vengono dalla costellazione del Perseo, che sorge verso le 22 a nord-est. Quindi se si vuole vedere il massimo bisogna andare tra le 22 e le 4 del mattino, guardare verso nord-est. Se si ha una mappetta o un'applicazione sul telefono e mostra il cielo ancora meglio, e vedere questo sciame di particelle che si incendia nell'atmosfera. Ma lei, da scienziato, ha qualche desiderio da spendere per le stelle cadenti? E chi non ha desideri da spendere per le stelle cadenti? Si può naturalmente immaginare che nel momento in cui un oggetto si accende nel cielo, si accenda anche una speranza nei nostri cuori, perché no? Pura poesia del firmamento, grazie per averci seguito e una buona serata.